intelligenza artificiale, 5G e anche 6G, dati, IoT, l'Internet of Things, insomma tutto quello che sta arrivando nel campo dei dati e della trasmissione dei dati è importantissimo. Oggi ti metto l'audio di una bellissima intervista che ho fatto sul mio canale YouTube Finanza Semplice con Neuberger Berman, una società di investimento americana globale che è specializzata in questo ambito, e ho voluto fare ripercorrere con loro l'importanza di questo settore, cioè tutto quello che si tratta dei dati, perché dicono che è il nuovo petrolio. È cresciuta molto in questi ultimi tempi, ma la previsione è di crescita a doppia cifra, tra i 15, 20, anche 30, anche 40% per qualche settore nei prossimi anni. Quindi ascolta bene l'episodio o guardati il video, perché è pieno di grafici che spiegano bene cosa potrebbe succedere per non rimanere fuori da un settore che sarà fondamentale per la società e anche per il lato degli investimenti. Se ti piacerà questa puntata, puoi mettere stellette sui vari canali del podcast, su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast, commentare, chiedermi anche qualsiasi altra cosa per il futuro, o puoi commentare anche sotto il canale YouTube Finanza Semplice. Poi ricordati che sono un consulente finanziario, ti posso aiutare per programmare un piano finanziario per te, in cui magari includere anche tutto quello che è l'intelligenza artificiale e quello che tutte le altre cose dei dati che sono, diciamo, a corollario. Ecco la seconda parte dell'episodio, oggi venerdì 25 agosto. Gustatelo tutto fino alla fine e poi lascia una bella recensione se ti sarà piaciuto l'episodio, questo e anche gli altri, su tutti i canali, sia per il podcast sia per i video. Ciao. Qua sei arrivato al metaverso, che fino adesso è stato abbastanza un flop, perché Meta, che l'ha lanciato, adesso si è un po' ritirata, ha lasciato un po' perdere questo grande hype, questa grande diciamo questa grande direzione che ha preso, perché ha visto che forse i tempi non sono ancora maturi per tante ragioni, per la tecnologia, perché non c'è abbastanza gente che lo vuole usare. Quindi, però magari io vedo che qua, da quello che dite voi, si svilupperà tantissimo. Sì, poi lì dobbiamo sempre contestualizzare rispetto a quello che è successo nell'ultimo periodo, perché alla fine Meta magari ha cominciato a fare progetti sul metaverso, che ovviamente nel breve termine difficilmente ti possono dare dei ricavi, anzi sono dei costi, però in realtà ha cominciato ad assecondare gli investitori, nel senso, gli investitori hanno detto: è un momento difficile, c'è l'inflazione, ci sono i tassi alti, noi non accettiamo, in qualità di azionisti, che voi investiate così tanto rispetto al vostro budget in una tecnologia che ci metterà del tempo a darvi i vostri frutti. Allora, giustamente il CEO è una persona che ci ha visto e sa come gestire questi problemi, ci ha messo un po' a capirlo, però è bastato poco che cominciasse a parlare di tagli dei costi nel breve termine, come peraltro tante altre società tecnologiche, quindi questo è un trend che ha favorito i titoli di tante di queste società. Ma comunque l'investimento nel futuro e in questi tipi di settori rimane, chiaramente pesa meno rispetto al totale di investimento attuale che può fare Meta, che aveva cambiato il nome da Facebook a Meta perché comunque aveva tracciato il suo orizzonte, cioè il metaverso c'è nello sviluppo della società, magari non ci si investe più così tanto come era lecito e si poteva fare finché i tassi erano a zero, insomma la situazione economica era più semplice. Però questi sono investimenti di lungo termine, qui vediamo qual è la prospettiva di questa tecnologia, si è partito dal 2019-2020, si arriverà al 2030, e oggi attraverso questi nuovi standard di connettività, il 5,5G, e domani con il 6G, chiaramente questi tipi di investimento dovrebbero anche essere più redditizi in un periodo di tempo non così lungo. E poi la chiave di volta, secondo noi, da questo punto di vista, è rappresentata dall'intelligenza artificiale, nel senso che poter fare tutto con un livello di tecnologia molto avanzata sotto l'intelligenza artificiale c'era ovviamente già tanto tempo fa, ma non tutti ne parlavano così tanto, invece adesso è tornata alla ribalta e potrebbe dare una spinta molto forte al mondo del metaverso.
Poi appunto abbiamo anche voluto dare un po' di indicazioni di che cos'è l'intelligenza artificiale generativa, che è quella di cui parliamo oggi. L'intelligenza artificiale la conoscono tutti da tanto tempo, ma oggi c'è quella generativa che ci permette quindi di creare nuovi contenuti in diverse forme e che si svilupperanno sempre di più nel tempo. Oggi tutti, o meglio, in tanti hanno provato a usare ChatGPT, ma ChatGPT alla fine non è altro che una chat, come dice il nome, e quindi sostanzialmente è solo testo, quindi produzione di risposte rispetto agli input che diamo alla macchina, alle richieste che noi facciamo. Si stanno già sviluppando software di video GPT, quindi che permettono di creare sia delle immagini che dei video che vengono applicati per esempio nel mondo del marketing, ma in un domani il passaggio veramente più interessante è a contenuti tridimensionali, quindi nel meta GPT, che si collega in maniera indissolubile al discorso del metaverso che si faceva prima. Quindi insomma siamo sulla strada giusta e ci sono tutte le basi per andare a sviluppare il metaverso, così come tutti gli altri mondi in cui avremo forte impatto dell'intelligenza artificiale. Mi sembra che il filo conduttore sia l'integrazione sia del 5G che poi diventa 6G, perché avendo i dati molto molto veloci supportano il metaverso, che può anche essere supportato nello stesso momento dall'intelligenza artificiale, che anche essa aveva bisogno di una capacità computazionale che prima non c'era così forte e non era possibile lavorarci così velocemente, no? Perché i dati non erano così veloci col 4G, erano un po' lentini, no? Vogliamo dire. Assolutamente. E poi tra l'altro anche il livello di crescita potenziale di questo settore, grazie a queste innovazioni, è sempre più elevato, è sempre più forte, più di quanto magari anche tanti addetti ai lavori si sarebbero potuti aspettare. Insomma, alla fine quello che ha sorpreso di più rispetto allo sviluppo di ChatGPT, quindi anche delle versioni successive, è in quanto poco tempo si è arrivato a questa efficienza e a questa velocità di calcolo. Poi chiaramente le possibilità di migliorare sono elevate, quindi anche gli errori che vediamo oggi, facevi un esempio prima, probabilmente domani non ci saranno più. E dal nostro punto di vista, che dobbiamo valutare in quali settori investire per sfruttare questo sviluppo, sicuramente quelli che ad oggi hanno avuto maggior vantaggio, hai fatto tu l'esempio anche di Nvidia, tra i semiconduttori ad alta potenza legati al cosiddetto high performance computing, sicuramente quella è una delle società che ha dato risultati più positivi, e l'altra parte che alla fine ha spinto molto l'ultima trimestrale, per esempio, è quella legata ai data center, perché chiaramente quello che permette di avere uno sviluppo così forte di questa tecnologia, oltre alla connettività ad alta velocità, che è sicuramente fondamentale, è proprio la parte legata alla capacità di sfruttare e immagazzinare una quantità così vasta di dati da rendere la risposta anche del bot, per esempio, molto veloce e particolarmente efficiente. E questi due settori sono quelli a cui facevo riferimento prima quando parlavo di crescite annuali molto elevate. Sono questi due: 30% atteso dell'high performance computing e addirittura il 75% per la parte più intelligenza artificiale, machine learning, con chiaramente con un impatto molto grande sul mondo del cloud. E poi Francesco, se vogliamo dire che generalmente, salvo gli addetti ai lavori, i data center, siccome sono una cosa nascosta, che la gente non ci pensa, nessuno pensa che i data center siano così importanti e così diciamo remunerativi come stanno sempre di più diventando, perché ce ne accorgiamo solo quando è stato libero, che è stato un mese fa, due mesi fa, è stato una settimana bloccato. Quello è perché il data center di libero si è andato in blocco, è andato non funzionava più. Come successe pure a Meta, Facebook, quando è stato un anno e mezzo fa, che per una due giorni. Sono riusciti ad accedervi, perché poi delle cose sembravano delle cose stupidissime, che per accedervi devono fare l'autenticazione con Facebook, ma Facebook non funzionava e quindi non ci riuscivano ad arrivare. Cioè, delle cose incredibili, però quelli sono importantissimi e sono in grandissimo. Esatto, è una delle branche, tra virgolette, più grande del mondo dei semiconduttori di oggi per quanto riguarda l'applicazione. Quindi permettono di sfruttare i dati,
e senza quel chip che appunto mantiene tutto il processo in funzione, basta poco per bloccare sostanzialmente le principali, i principali database che sfruttiamo tutti i giorni, perché è chiaro che società come Amazon, Microsoft e Google hanno fatto dell'utilizzo dei data center e delle tecnologie di trasmissione dei dati il loro primato a livello globale. Quindi quando si pensa alle società che hanno una crescita più elevata, si pensa a AWS di Amazon e i corrispondenti di, sia di Microsoft che di Google. Quindi questo è un settore fondamentale, tanta gente non pensa al suo vero valore, ma quando quei problemi ci sono se ne accorgono tutti. Ecco, quindi questo ci fa capire quanto sono fondamentali nell'economia di oggi. Sì, hai citato Amazon e anche Microsoft, che fanno l'80% del loro utile con i dati, non lo fanno, Amazon non lo fa, tutti lo usiamo, no, con i pacchi, con le cose che acquistiamo, lo fanno con quello, perché AWS è il più grande gestore che esiste al mondo insieme con Azure di Microsoft, e lì guadagna tantissimi soldi, ma è un po' nascosto, no? Agli occhi della gente normale, tra parentesi. Sì, tant'è che alla fine, per dire, gli addetti ai lavori, quindi quelli che lavorano nel mondo della programmazione, che fanno i software, non conoscono Amazon anche a livello di brand in quanto Amazon, ma appunto AWS, AWS all'americana, che rappresenta un brand in sé per sé, anche perché chiaramente è la parte con una crescita più costante e più forte degli utili della società. Quindi anche quando loro presentano gli utili, insomma, tendono a parlare principalmente di quello, e quando quello non cresce così tanto come il mercato si aspetta, è un problema, perché alla fine le ultime trimestrali di Amazon hanno avuto questo problema, quindi crescita dei ricavi sempre elevata, utili in costante aumento, però se la parte cloud, la parte data center non cresce come il mercato si aspetta, le prospettive si fanno un po' più buie, ecco, diciamo così. Però chiaramente speriamo che l'intelligenza artificiale abbia favorito anche questo trend, oltre al fatto che ci sono tantissime stime di tantissime banche e società di investimento che pensano che l'intelligenza artificiale, soprattutto la parte generativa che stiamo cominciando a vedere oggi, dovrebbe aumentare in maniera considerevole il PIL globale, si parla di un 7% all'anno, e oltretutto potrebbe anche aumentare in maniera considerevole le stime sugli indici azionari principali. Insomma, Goldman Sachs parla dell'S&P 500 addirittura potenzialmente oltre il 14% del valore attuale, se l'intelligenza artificiale dovesse appunto raggiungere questo boom che tanti si aspettano. Chiaramente le stime sono variabili, magari questo non avverrà in alcun modo, o magari sarà addirittura più positivo l'impatto. Quindi è difficile ora dare una stima dei costi e anche dell'impatto a livello sociale. Quello che, insomma, noi ci aspettiamo è che comunque il mondo del 5G possa rappresentare una grande spinta per la crescita globale, sia a livello di investimenti, di opportunità economiche, ma anche a livello di posti di lavoro. Quindi qui non si parla solo di intelligenza artificiale, ma di tanti nuovi lavori legati per esempio al cloud, che vengono un po' riassunti in quest'ultima slide, anche dei temi di cui non abbiamo parlato. Insomma, penso al gaming, che comunque è un settore che cuba tanti investimenti e tanti ricavi per le società che producono sia le piattaforme che i vari giochi che utilizziamo, poi la parte social, che sicuramente oggi magari ci si pensa un po' meno, anche perché a parte Meta, questo settore di investimento ha avuto forti ribassi nell'ultimo anno, però ci sarà il periodo in cui questi torneranno e anche l'attenzione degli investitori sarà più forte. Poi l'assistenza ai clienti, l'ho un po' già nominata prima, fabbriche intelligenti allo stesso modo, e uno degli ambiti interessanti del comparto IoT, che magari non è così interessante perché oggi si parla tanto di parte industriale, quindi più industria del vecchio senso del termine, però la parte legata alla chirurgia a distanza e tutte le applicazioni nel campo sanitario, sì, appunto quello è uno dei campi in cui alla fine c'è grande aspettativa, anche guardando a lungo termine, perché chiaramente è bello parlare di tante cose, il gaming è uno degli esempi, ci sono tanti investimenti dietro, però sicuramente anche la possibilità di curare con maggiore efficienza le malattie più rare,
e farlo anche a distanza, fare anche il check-up da remoto, è uno degli impatti in cui il mondo della medicina crede, spera tanto. Non ci sono stati forse negli ultimissimi anni tecnologie di questo tipo in termini di ottimizzazione dei processi. Magari il 5G potrebbe essere una di quelle più interessanti, che nei prossimi 10-15 anni potrebbe aiutare in maniera considerevole da questo punto di vista. Bene, molto molto interessante. E hai qualcos'altro da aggiungere sul discorso 5G, dati e quant'altro? Ma alla fine magari una considerazione su come noi vediamo questo settore, come è cambiato negli ultimi anni. Sicuramente il mondo della connettività c'è da tanti anni, ancora prima che noi cominciassimo a investirci. È un settore che insomma, sostanzialmente ha mantenuto intatte le sue prospettive e la positività nel medio-lungo termine. Non è sicuramente un settore in cui investire a breve, purtroppo il 2022 ce l'ha insegnato, proprio perché c'è comunque tanta volatilità nel breve termine, si può andare su, si può andare giù nell'arco di qualche mese, qualche anno, però sicuramente a lungo termine le prospettive ci sono, e anzi ogni evento sia macroeconomico che anche di avanzamento tecnologico di determinate società soprattutto, si fa ben sperare, si fa prevedere una stima di crescita molto elevata già nel medio termine, con insomma, aspettative di crescita delle aziende e anche del loro valore azionario sempre importante. Insomma, io penso anche molto al settore dei semiconduttori, che abbiamo già detto che è centrale in questo tema di investimenti. L'indice che rappresenta questo comparto economico aveva raggiunto livelli molto elevati già da quando la pandemia è scoppiata al 2021. C'è stato un ribasso forte di questo indice, oggi siamo a nuovi massimi. Quindi non dico che è come se il 2021 non ci fosse mai stato, però sicuramente le prospettive così negative che avevamo visto un anno fa, insomma, si stanno piano piano dissipando, e sicuramente l'intelligenza artificiale nel primo semestre di quest'anno ha giocato un ruolo fondamentale, soprattutto per le società più grandi. Quindi ce ne sono alcune che hanno valutazioni ancora inferiori ai massimi del 2021, però tante altre che ormai hanno superato ampiamente quei livelli e che in questo momento è difficile che possano fermarsi. Ultima nota magari interessante riguardo alle prospettive anche dei mercati: noi non sappiamo se, per dire, le magnifiche sette, quindi le società principali dell'S&P 500 e le più grandi a livello globale, potranno continuare a crescere con questi ritmi che hanno avuto nei primi mesi dell'anno, però sicuramente se anche le società più piccole, quelle medie o anche quelle piccole che investono in questi settori, dovessero riuscire a ricucire un po' quel gap che si è creato finora, allora potremmo anche essere positivi e sperare che questo bull market possa effettivamente continuare e che la recessione, se dovesse arrivare, possa essere più debole di quello che tanti si aspettano. E su questo penso che anche l'intelligenza artificiale possa avere un ruolo, e chiaramente le prospettive economiche vengono fatte guardando quello che è successo in passato. Quindi ogni volta che è aumentato il costo del denaro in maniera importante, l'inflazione ha ristretto molto i margini delle aziende, l'economia ha rallentato, e spesso in maniera brusca. Quest'oggi, da un anno che tutti si aspettavano un rallentamento dell'economia, non è stato così male come ci si aspettava, e quindi la nostra speranza è che possa anche un po' continuare questo trend, e che anzi i ribassi anche dei dati economici, guardando ai PMI per esempio dell'ultimo anno, in realtà non siano altro che un riallineamento alla media di lungo termine, che aveva subito una brusca deviazione a causa della pandemia e che piano piano sta tornando nei ranghi, diciamo così. Insomma, le aspettative sono buone, tenuto conto che le valutazioni di certi titoli sono salite tanto, quindi non è detto che questo possa continuare o che alcune anzi possano leggermente scendere, però un investitore di lungo termine che magari fa dei piani di accumulo su strategie come questa può anche essere un vantaggio da non trascurare. Guarda, volevo fare un piccolo commento della serie, questa è una delle recessioni più chiamate
e ancora mai arrivate, che da un anno e mezzo la recessione e non arriva né qua né in America, leggendo i dati e quant'altro. Quindi una resilienza, come si dice questa parola, incredibile. Altra cosa è che, come hai detto tu, il rialzo di questi ultimi mesi è stato guidato da quelle principali aziende che tutti conosciamo, Microsoft, Apple, Facebook, cioè quelle grandissime. Quelle piccole non hanno partecipato perché per svariatissimi motivi. Quindi sicuramente questo potrebbe essere un motivo, come hai detto tu, che anche le piccole riprenderanno a salire, perché magari adesso l'inflazione sta scendendo, come abbiamo visto nelle ultime rilevazioni. Potrebbe esserci questo cambio, quel famoso pivot, come dicono gli americani, cioè che piano piano la Fed smetterà di alzare, magari riabbasserà, e quindi anche la parte del mercato che è meno forte nei prezzi possa riprendersi, no? Questo potrebbe essere un auspicio. E l'altra grande cosa è che non si investe nel breve termine. Non è proprio investire nel breve termine è un ossimoro, non si investe nel breve termine. Noi lo diciamo sempre, come lo dite voi gestori, cioè si investe con un minimo di 5-7 anni di orizzonte temporale, perché se guardi ai 6 mesi e un anno può succedere una botta di fortuna o una botta di sfortuna, ma non è quello, perché se uno guardava il 2021 diceva bellissimo questo settore, ci metto soldi, poi il 2022 è sceso del 50%, adesso è risalito oltre quello che era sceso, quindi ma non è questa l'ottica temporale, è del medio-lungo termine. Leggendo i dati che hai fatto vedere, le slide, sicuramente nel medio-lungo termine è un settore che avrà grandi rialzi. Quando, quanto, boh, chi lo sa? Nessuno lo può sapere, né io, neanche voi, perché non ce l'avete neanche voi la palla famosa. Però leggendo i dati, essendo sul pezzo, andando sul mercato, guardando cosa fanno le aziende, studiandole, vedendole, sicuramente si ottimizza quello che sono gli investimenti sul mercato. Questo è sicuramente importante. Il lungo termine, diversificare, quella è la grande. Non bisogna mettere né tutti i soldi sul 5G o sui vostri fondi che investono su questo, né solo su altre cose. Chiaramente diversificare è la parola più importante di tutte quante, no? Non so se sei d'accordo. No, assolutamente. Poi magari ne aggiungerò un'altra, i principi cardine che hai appena detto, che è quello della gestione attiva, perché alla fine negli ultimi anni noi abbiamo sempre visto che i trend al rialzo dei mercati azionari si realizzano sempre, quindi alcuni pensano che basta investire in un fondo passivo per riuscire a sfruttare l'aumento del mercato. Ecco, il 2022 ci ha insegnato che in realtà non è così, anche perché le società appunto che hanno fatto meglio, in cui tanti gestori, investitori hanno creduto di più, sono anche quelle che hanno fatto meglio. Quindi quando vediamo la dispersione tra le magnifiche sette e le altre, capiamo che un portafoglio investito in certi titoli può aver fatto, può anche essersi raddoppiato nei primi mesi dell'anno, altri magari infatti sono rimasti fermi. E quindi soprattutto nel mondo azionario e in quello tematico, una cosa che fa tanto è anche la gestione attiva. Quindi insomma, noi speriamo di dare agli investitori una grossa mano da questo punto di vista, a capire quali società potrebbero fare meglio e scovare anche i vincitori di domani. Insomma, questa è un po' anche la prerogativa dei nostri gestori di investimenti. D'accordissimo, la gestione attiva è una cosa importantissima, non solo nell'azionario ma anche nell'obbligazionario, perché chi pensa che facendo un BTP valore risolva tutti i suoi problemi, come te, come con altri gestori, abbiamo fatto vedere quali sono i pericoli di fare una scelta del genere, e ce ne sono talmente tanti che sicuramente va fatta attraverso un fondo con un gestore che diversifica, investe, perché non esiste solo un titolo di una sola nazione in una sola valuta, ce ne stanno tantissimi. Quindi una gestione attiva, anche la parte obbligazionaria, è essenziale per andare a avere un rendimento costante nel lungo periodo, non solo sull'azionario, su questa parte qua di cui abbiamo parlato sicuramente. E poi anche riuscire a gestire la volatilità, che non è facile. La volatilità si intende anche il rischio, quindi chiaramente il 2022 ha insegnato che aver investito solo in BTP o in indici obbligazionari è stato un po' diverso da avere una gestione attiva, flessibile, che si adatta anche alle condizioni. Ma le perdite sull'obbligazionario le hanno avute tutti, però c'è chi le ha avute di una certa entità e chi di altra, quindi sicuramente questo
si applica anche lì, anche perché insomma quando si parla di obbligazionario c'è anche il credito, quindi stimare la prospettiva delle capacità creditizie delle aziende, la loro stabilità in situazioni economiche difficili è sempre più importante. E anche noi insomma abbiamo una piattaforma obbligazionaria molto vasta in cui questo principio vale assolutamente. Anche perché, Francesco, vogliamo ricordare che nel 2022 i BTP italiani hanno perso fra il 15 e fino al 50% quello a lungo termine, e che nessuno di questi sottoscrittori si aspettava che potesse avere un'escursione così alta come se fosse un'azione, perché le azioni anche hanno perso il 20, 30, 40, 50, ma che un BTP che nell'immaginario collettivo è sicuro, senza problemi, non è affatto così. Quindi avere in mano il singolo titolo del singolo BTP del singolo paese, e se in quel momento lo doveva andare a vendere ha perso il 20, il 25, il 30. Quindi sicuramente una gestione obbligazionaria diversificata porta sicuramente un risultato molto molto più tranquillo per gli investitori. Questo lo sottoscrivo. Anche perché anche oggi purtroppo in tanti pensano al BTP come uno strumento privo di rischio. Questo non è assolutamente vero, purtroppo. Insomma, già il rischio paese e il rischio di potenziale allargamento degli spread contro appunto l'Italia potrebbe anche far scendere il valore dei BTP anche dalle basse valutazioni che hanno oggi. Quindi, sicuramente anche lì opportunità ce ne sono, ma vanno gestite con cautela. Sai, il marketing in televisione è stato potente, è stato un marketing martellante che ha... Sì. Mi sono arrivate delle telefonate dicendo: ma senti, ma tu li vendi i BTP? Tipo come se io vendessi i carciofi o che ne so, una qualsiasi altra cosa. No. Di persone che mai avevano pensato di fare una cosa al di là del conto corrente. Quindi, non si sceglie di investire scegliendo il prodotto, si sceglie di investire con un obiettivo. E allora si costruisce un piano finanziario che comprende tante cose, ma non... ah, questo è bello, mi piace, lo compro. Ma né quello, né l'ETF, né il singolo fondo, né il singolo fondo che magari il vostro fondo che nell'anno XY ha fatto il più 50, e dire mi compro quello perché ha fatto il più 50, è sbagliato, non è così. Che la prima legge dei mercati è: le performance passate sono passate, quindi bisogna guardarle senza aspettarsi che si possano replicare con il 100% di probabilità in futuro. Quindi quello è fondamentale, la prima regola di compliance che chiunque lavora nel mondo della finanza ormai ha conosciuto molto bene. Senti, Francesco, veramente grazie della partecipazione, della spiegazione con queste slide, che sono state veramente molto esplicative. Invito chi ha sentito sul podcast a guardarsi il video su YouTube, perché ci sono tutte queste slide, e magari più là, ma ci sarà un altro argomento su cui siete bravi, perché non siete bravi solo su questo, magari se avete la voglia di ripartecipare ne parleremo di altre cose, volentieri. Assolutamente, ti ringrazio, siamo a disposizione, speriamo che chi ci ascolta e chi vedrà il video abbia apprezzato questa presentazione. Grazie Francesco e ci sentiamo alla prossima. Grazie. Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti, perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza, mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it, scrivendomi a info@alfonsoselva.it, e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast, su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto al Labo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, video podcast, trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.